Un settore importante e strategico, quello dei lavori pubblici, così lo definisce il vice sindaco Roberto Giordano Anguilla, che mira a consegnare alla città, nei 5 anni di mandato, delle opere, ma anche un'eredità politica e culturale. L'intervento più urgente per Anguilla, che ha proprio la delega ai lavori pubblici, è il completamento dei lavori della stazione ferroviaria che condizionano la viabilità e la vita di molti cittadini che risiedono proprio in quella zona. Abbiamo fatto un sopralluogo presso la stazione, che è forse il cantiere che in termini di tempistiche avrà delle maglie un po' più larghe. La prima parte, quella antistante l'ex, diciamo ingresso, ma quello che poi sarà l'ex ingresso della stazione, è pronto e verrà a breve inaugurato. Le opere interne invece saranno di diretta responsabilità del Ministero, quindi una miglioria in termini di accessibilità per disabili e per il trasporto bagagli saranno lavori che insisteranno in capo al Ministero, e in ultimo poi la parte retrostante, la nuova area parcheggi, che avrà compimento entro il 31 dicembre del 2025. E sin dal giorno dopo la nomina è stato fatto il punto della situazione sugli altri cantieri in città insieme al personale comunale. Una prima analisi di quelli che sono i cantieri in corso d'opera. Sull'analisi del cantiere che insiste nell'ex stazione di rifornimento Agip in zona Obelisco, un'opera che da lì partirà per arrivare poi con un nuovo manto stradale fino alle porte del cimitero. Abbiamo analizzato l'opera del nuovo mercato di Santa Rosa, la quale è stata completata per ciò che riguarda i box degli operatori. Abbiamo infine avuto delle fitte interlocuzioni telefoniche con l'Unione Sportiva Lecce, che si sta prodigando per adeguare l'infrastruttura dell'Ettore Giardiniero Via del Mare, ma su questo non svelo nulla perché è giusto poi che lo faccia la società.